Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Valentino Rossi The Game. Riprendiamo la nostra carriera con il nostro Pino. Tra l'altro, come vedete, ci ha twittato anche Vale: Pino, dacci dentro. E noi allora andiamo a bomba nella prossima gara, come detto, Wild Cards Moto3 Sepang. Pronti, abbiamo fatto un po' di allenamento nell'ultimo episodio. Andiamo a vedere opzioni gara. Allora, ci siamo. Io andrei a fare una cosa. In Moto3 in realtà non abbiamo guidato con la fisica a semi-pro, però io comunque salterei a difficoltà difficile. Che dite? Ci proviamo? Semi-pro, ok, questo ha lasciato tutto così. Direi che ci possiamo anche stare, vai. Ma sì, proviamo, tanto è normale che comunque con un pilota del genere, con un team magari non tra i top del mondiale, ci sta che partendo anche da ultimi non riusciamo ad arrivare ai primi. Nell'ultima gara è stato un po' troppo semplice, avevamo la fisica a base, ma in realtà non l'avevo proprio vista la fisica, non ci avevo fatto caso, infatti l'abbiamo subito cambiata e messa a semi-pro. Quindi sarà un po' più facile cadere dalla moto. Buongiorno, in realtà, dalla Malesia, però, a tutti gli appassionati di motori in ascolto. Tra qualche minuto i piloti si porteranno sulla griglia di partenza e cominceranno i consueti preparativi per la partenza della Moto3. E noi ci siamo. Scendiamo in pista subito. Partenza, come detto, sempre da ultimi. I piloti sono finalmente schierati e pronti a partire qualifica qui sul circuito di Sepang, dove tra pochissimo inizierà un altro Gran Premio della Malesia. Prontissimi, prontissimi. Vediamo che riusciamo a combinare. Dai, Pino, anche Valentino è con noi. Dopo i nostri allenamenti stiamo pian piano migliorando. Pian piano non ci sta. Ora occhio, perché come detto con la fisica semi-pro, ecco, è più facile cadere, si sente più la moto che si imbarca quando ci appoggiamo sugli altri, si appoggiano sugli altri, gli altri su di noi. Certo, non dovremmo appoggiarci, però non è facile gestire il destra-sinistra, come potete immaginare. Devo iniziare, devo rifare un po' di pratica e soprattutto poi dovremmo buttarci anche un po' nel setup della moto. Per il momento però ci sta. Quello è qualcosa che magari faremo più avanti, quando avremo un nostro team, che dovremo migliorare la moto, perché ora, come detto, siamo in fase di test in questo inizio stagione. La difficoltà media ci può stare, come detto non è che dobbiamo per forza vincere. L'importante è che le gare siano abbastanza combattute. Certo, non dobbiamo neanche bestemmiare come dei caimani, però neanche... Ah, cazzo. Come vedete, adesso ho toccato l'altra moto e si è visto come la nostra è sguisciata un pochino lateralmente. Siamo fortunatamente salvati, ci siamo sfracellati. Non so se riusciamo a uscire a bomba, perché come sempre, se riusciamo, sacrifichiamo un po' l'ingresso in curva per uscire più forte. Sepang non è neanche una pista molto facile, soprattutto questa curva. Vabbè, poi noi l'abbiamo beccata di frequente in Formula 1 sul bagnato. Tra l'altro sono curioso di provare e vedere il nuovo Formula 1 2016, che vedremo tra po' di tempo. Vabbè, ad agosto quando uscirà. Quindi non vi preoccupate, i Racing Game proseguiranno, MotoGP, Formula 1, naturalmente il nostro Dirt Rally, che appena possibile riprenderò, American Track e sempre il nostro Assetto Corsa, perché ci sfizziamo come dei cinghiali su Assetto Corsa. Così il nostro Pino riesce a sguisciare. Come vedete, adesso è più combattuta la gara. Dobbiamo stare sicuramente più attenti rispetto a prima. La fisica semi-pro ci concede meno rispetto a prima, ma comunque ci concede abbastanza, dai. Abbiamo fatto due contatti nello scorso giro che ci potevano costare una caduta, ma fortunatamente siamo riusciti a uscire indenni da questi contatti. Occhio,
Allora, il nostro obiettivo eventualmente sarebbe anche quello di arrivare a punti, quindi almeno un sesto posto. Vabbè, penso, spero che le squadre che prenderanno in considerazione il nostro Pino terranno comunque conto del fatto che lui è partito sempre ultimo. Aia, 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 esagerato. Esagerato. La staccata. Ci siamo giocati un paio di posizioni. Posizione. Occhio. Rischio per Pino, che comunque ci va di sportiveggianza, perché come detto la caratteristica del nostro Pino è, così come di ogni nostro pilota, è quello di buttare il cuore oltre l'ostacolo, spesso anche la moto oltre l'ostacolo. L'importante è non buttare la vita oltre l'ostacolo, perché noi spesso facciamo un po' di danni. Io probabilmente adesso, ragazzi, quando riesco, come state vedendo anche sul canale, ho molte cose da registrare, postare, preparare, quindi quando posso cercherò di registrarmi un po' di video di seguito, quindi anche se mi date dei consigli su assetti, su team e quant'altro, abbiate pazienza se magari li seguirò strada facendo questi consigli, ma cercherò di... Guarda questo che staccatona che ha fatto. Possibile, vorrei registrare qualcosina in più per non rimanere a secco, perché almeno per il momento ve lo vorrei postare di frequente questo Valentino Rossi The Game, così almeno ci facciamo un'idea, se qualcuno è interessato ad acquistarlo può vedere un pochino di gameplay, può farsi un'idea più ponderata di quello che è il gioco, anche se poi le nostre conclusioni le tireremo sempre a fine serie, quindi quando arriveremo ai 1000 video, per presumo, si spera, perché se vi ricordate lo scorso anno in MotoGP 2015 avevamo interrotto la carriera del nostro Pino bruscamente per un bug, non per nostro volere, ma un bug che ci aveva impedito di andare avanti nella carriera. C'era una pista o un GP, non ricordo, buggato, e quindi dopo una serie di stagioni, neanche alla prima, ci si era buggato il gioco, quindi abbandonato per cause di forza maggiore. Spero che non che Milestone abbia lavorato su questi, anche su questo aspetto, che abbia testato il gioco a dovere, perché quando devi abbandonare un titolo per un bug del genere, cioè magari un piccolo problema ci può anche stare, ma se ti impedisce di proseguire il gioco, cioè lo devi o riniziare da capo o abbandonare totalmente, lì sì che ti incazzi, come è giusto che sia. Allora, c'è questo gruppetto di tre piloti che, se riusciamo a superarli qui nell'ultima curva, la vedo difficile, perché però se riusciamo a sfruttare un pochino di scia riusciamo a prendere un punticino. Cazzo, troppo. Vabbè, c'è da dire che probabilmente anche i freni non sono al massimo delle loro possibilità. Attenzione Pino, grande così, grande Pino. Occhio, non facciamo troppo i bulli. Ok, dai, un punticino ci è uscito. Difficoltà media ci può stare, abbastanza combattuta come cosa. Poi vedremo eventualmente quando... Vabbè, quei tempi non riesce proprio a salvarli, non so per quale cazzo motivo. Quando magari ci faremo le nostre qualifiche nella nostra carriera, poi partendo più avanti sicuramente possiamo ridare un occhio alle difficoltà o a vari parametri. Comunque qui stiamo migliorando pian piano, dai. Ottimo così, ottimo così. Vediamo se adesso il Vale ci propone qualche allenamento o se andiamo direttamente alla prossima gara. No, non importa come inizia il campionato, ma come lo finite. Mi raccomando, ragazzi, è l'ultimo GP. Vedete, questa è la chat dei... gli adepti di Vale. Pronti. Andiamo a Valencia. Lasciamo sempre tutto così. Mi sembra anche giusto. Vai. Aspetta, non ho visto di sfuggita, adesso che ho premuto il tasto avvio ho letto in alto a destra un qualcosa di casuale, non so se era il meteo, penso di sì, perché comunque non facendo le qualifiche ci fa partire sempre come ultimi, quindi non credo sia la...
posizione in griglia. Un saluto dal circuito Riccardo Tormo di Valencia, dove tra qualche minuto andrà in scena l'atto conclusivo di questo mondiale Moto 3. Il cielo. Ah, cazzo, sta ancora parlando. Mi piace Guido, ma. Ancora qualche istante, il semaforo si spegnerà. Vedremo se i piloti in prima fila sapranno. No, però aspettate. La tensione giocherà. Brutti scherzi. Prima ho detto che il team. Allora, ve lo dico onestamente, non seguo la Moto 3, la Moto 2. Ogni tanto do un'occhiata alla Moto GP, giustamente. No, la Moto GP magari è quella che seguo un po' di più. Però le categorie inferiori effettivamente non le seguo tantissimo. Anzi, sono abbastanza ignorante in materia. Infatti avevo detto che il team non è propriamente dei migliori, ma adesso stavo vedendo che tra le prime posizioni invece c'era, a parte il ragazzo in pole che era del team di Vale, e anche uno in sesta posizione, possibile. Quindi forse ho detto una stronzata, voi perdonate se ogni tanto capiterà. Prima seguivo molto di più MotoGP, Formula 1. Poi sarà magari per anche questioni tempistiche, cioè le questioni tempistiche non sono solo riguardo il canale, che magari non riesco a portare qualcosa, ma un po' per tutto il resto, per tutti gli aspetti. Attenzione, qua ci insinuiamo malamente. E quindi sì, al momento sono poco aggiornato. Guarda qua come tagliamo queste curve di prepotenza, Pino. Tutto di cordolo. Beh, cazzo, ho rialzato troppo la moto. Maledizione. Dai, è così. Vabbè, con questa possiamo spingere di più. Con la MotoGP una ripartenza del genere non avremmo mai potuta fare, perché qui ho dato subito gas quasi fino in fondo. Con una MotoGP avremmo fatto i solchi per terra e ci saremmo schiantati malamente. Invece possiamo dosare, tra virgolette, meno il gas, possiamo andare un po' più spregiudicati. Dai, Pino, mettiti in scia, sfrutta la scia, così. Bravissimo Pino. Staccate di prepotenza. Tantissimo, perché queste erano curve che dovevo fare sacrificando l'ingresso ma buttandoci in uscita per poter. Scusa, sì, ho tagliato troppo la traiettoria. Non sto pensando, ho visto chi era, ma siamo passati un po' troppo di prepotenza davanti, però ci sta. Adesso mettiamoci un po' di più in uscita. Abbiamo fatto una ripartenza probabilmente delle migliori. Attenzione qui, stessa cosa. Sacrifichiamo un po' di ingresso e vai di prepotenza in uscita. Attenzione, davanti abbiamo Fenati. Questa era la nostra vecchia conoscenza. Ce n'erano diverse di vecchie conoscenze per il nostro Pino in Moto 3, eh. È stata la categoria più cattiva, se non ricordo male. Perché ci abbiamo passato anche un bel po' di tempo. Attenzione, secondo il nostro Pino, vedete, sì, anche questo è del team di Vale. Mi scusi, la svernicio, le dispiace. Ma devo mettermi un po' in mostra, perché altrimenti non ci offrono un contratto. Il nostro Pino deve riportare la pagnotta a casa, anche perché secondo me c'ha da sfamare anche Buzzi. Dopo che si è ritirato si è messo sulle spalle di Pino, secondo me. Vabbè, ormai sono una famiglia Pino e Buzzi. Il nostro Buzzicone. Anche Buzzi aveva fatto la sua carriera, vi ricordate, aveva i suoi 44 anni, se non sbaglio. Sì, avevamo fatto il personaggio anzianotto. Tanto
comunque non c'era il ritiro, perché ci siamo ritirati per cause di forza maggiore. In quel caso avevamo, no, in realtà avevamo fatto tutti i campionati, eravamo arrivati in MotoGP, non ricordo se avevamo vinto il campionato o meno, ma sono passati 2 anni, quindi, e chi se ricorda. Allora, valutiamo un pochino, perché qui abbiamo fatto una buona gara, però c'è da dire questo: abbiamo affrontato bene le curve cercando di prediligere un'uscita di prepotenza, e ci ha premiato, perché da valutare adesso siamo a difficoltà difficile e da ultimi siamo arrivati primi. Quindi, forse possiamo mettere uno step in più, non lo so, vabbè, dipenderà dal team che ci assolderà per la stagione. Ho capito i tempi, vabbè, a sto punto rinunciaci a prendere i tempi, se non... Bella pia. Ok, vediamo se ci arriva qualche contrattino. E così abbiamo finito la prima stagione insieme. Non so tu, ma io sono davvero contenta di come è andata. Ci sono già un sacco di team pronti a offrirti un contratto per il prossimo anno. Tra qualche giorno parleremo delle loro offerte, ma prima controlla la mail. Valentino ha una sorpresa per te. Aspetta, prima fammi sentire che dice qua. Ciao ragazzi, come state? Volevo solo ricordare a tutti che settimana prossima abbiamo il Rally di Monza. Sono proprio curioso di sapere se gli allenamenti dell'Academy vi sono serviti. Non lo so, lo diranno le carrozzerie delle auto che ci darai da guidare. Ciao Pino Pilotino, il prossimo weekend si correrà il Rally Show a Monza. Che ne dici di trovarci per provare la Fiesta Rally? Ci vediamo lì, a presto. E noi andiamo, scusate, vediamo se sta Fiesta fa una brutta fine. Sì, andiamo. Opzioni gara, vabbè, difficile, leggeri. Sì. Vediamo. No, era il meteo comunque casuale. Adesso ci ho fatto caso, sempre con la coda dell'occhio, perché mi ero dimenticato. Vediamo un pochino. Però una cosa c'è da dire, vedete, la cutscene ha una grafica più brutta di quella del gioco. Di solito è sempre il contrario. Cioè, o sono uguali, o al massimo la cutscene è fatta meglio. Invece qui è, cioè, visivamente è più bello il gioco che la cutscene. Ma queste sono appunti. Benvenuto. Che vi dirò strada facendo. Come avrai capito, all'Academy ci piace tutto quello che ha ruote e motore. Alla fine di ogni stagione veniamo tutti qui a Monza per il Monza Rally Show. Per te è il primo anno con noi e non vogliamo darti troppi impegni, ma ho voluto invitarti lo stesso. No, fate, per un fate. Test. Niente di troppo impegnativo. Dovrai fare 2 giri del circuito con la mia Fiesta Rally. Credo ti divertirai. È ma proprio tutto pronto. Quando vuoi possiamo cominciare. Proprio la tua? Perché nel caso mettiti da parte il carro attrezzi, perché servirà. Il Monza Rally Show attira piloti da tutto il mondo ed è una delle mie gare preferite. Si corre per un intero weekend ed è composto da 2 tipi di prove, le speciali e il Rally Master Show. Le speciali sono vere e proprie gare cronometrate. Si corrono dentro il circuito e i piloti sono affiancati dal loro navigatore. La cosa bella di queste prove è che il percorso non si limita al tracciato ufficiale, ma attraversa anche il parco di Monza e addirittura la vecchia parabolica. Il Master Show invece si corre nella giornata finale ed è composto da una serie di gare testa a testa. I piloti corrono in contemporanea su 2 circuiti speculari, ricavati tra il rettilineo di partenza e la corsia box. Chi vince passa al turno successivo fino alla gara finale. E noi siamo pronti, non so cosa dobbiamo fare di questo. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 30, a sinistra 2,
apre. Cazzo, mi dovete dire il freno a mano qual è. Per destra 4 meno 500. Forse l'ho trovato. Bella. Come vedete la grafica è bella. È anche bagnato, quindi facciamo esperienza. Secondo me. Doppia. Aia. Porca troia. Ok, dobbiamo far pratica con il destra sinistra. Sinistra 4 meno 100. Abbiamo sfondato la chicane. Stai a destra, chicane singola. Adesso è un po' difficile riuscire. Per sinistra 4 200. Credo che abbiamo fatto una buona performance. Sinistro. In destra 2, apre lunga. Tiralo sto cazzo di freno. No, ma che cazzo è? Per tornante destro, per tornante sinistro, lungo. Per destra 3 meno, 500. Non lo so, onestamente, se c'è qualche problema tecnico tattico nel tiro del freno a mano. Stai a destra, chicane singola. Stiamo facendo dei danni, eh. Per sinistra piena. Tira, molto. Ma lunga, che cazzo 200. È? Allora, onestamente si guida una merda questa macchina. Sarà che sono, vabbè, sono abituato ad altri titoli proprio di guida di auto. Però porca puttana. Non lo so, probabilmente veniamo proprio dalla sensazione di... Ok, stiamo guidando a sinistra per MotoGP, quindi per sinistra 2 è un po' 400. Così. Un po' difficoltosa la situazione qua, Stai a destra, chicane singola. 30. Destra sinistra, come vedete, è un po' troppo accentuato. Stai a destra, stringe 400. Stai a destra, chicane singola. Frenala, frenala. Stai a destra, 300. Preso il muretto, non tu. C'è da lavorarci sul rally, ok, abbiamo capito che... Stai a destra, chicane doppia. Andiamoci più con calma. Che cazzo, vedete? Cioè, fa proprio... Stai a destra, 400. Troppo scattoso in destra-sinistra. Stai a sinistra, chicane doppia. Se fai un piccolo accenno per correggere la traiettoria, se ne va dal lato opposto. Troppa prepotenza. 300. Ci vuole il caratterezzo comunque. Io l'avevo detto a Valentino poi. Stai a sinistra per tornante destro. In sinistra 2 meno lunga. Okay. In destra 3 meno sul dosso. Stai a destra, stringe 300. Cazzo, problemi tecnico tattici nelle curve destra, strette singola. Oh, si è imbarcata. Stai a destra 200. Bella. Stai a destra, chicane doppia. Piano. Stai a destra, 150. Allarga a sinistra per destra 2 meno. In sinistra 2 meno per salto 200. Ma sto cazzo, scusa. Come sta merda in amicizia. Tornante apre. Per sinistra piena, 50. Di che ci voleva una 3. Oh, stavolta il freno a mano. Stai a destra, bene. Chicane doppia. Siamo lentissimi, ma di... Tanto. Sinistra per tornante destro. E ci sta, se guidiamo così, ci sta che siamo lentissimi. In tornante sinistro, apre lunga per tornantino sinistro. In tornante destro. Per sinistra piena, 500. Adesso va meglio il freno a mano, non so. Vabbè. Ormai i nostri danni li abbiamo fatti, Stai a destra, chicane singola.
100. Okay. Sinistra 5, per destra 4. Esageriamo. Per sinistra 3, apre. Vabbè, ma sto cazzo, doppia, entra a sinistra. Frena, cazzo. Fa un po' come cazzo gli pare sta finestra, ma che... 500. Mamma mia, i danni che abbiamo fatto. Da buttare sta macchina. Sinistra 4 più stringe, in destra 2, in sinistra 2, in destra 3 che... stringe, 30. Frena per un cazzo. Tornando, cioè, inizio sinistro, a frenare 50. Prima... indicatore, ma bella. Fine. È fine, ma proprio fine dell'auto, direi. Ok, diciamo che il rally non è da evitare, non lo so. Non so se ci inviteranno la prossima volta. Ne dubito onestamente. Vabbè, ho fatto un po' di esperienza, magari sul bagnato, non lo so, era bagnata la pista, era bagnata, quindi eventualmente. E questo l'abbiamo capito, che i tempi non li vuoi grande, prendere. Sapevo che saresti andato subito forte. Qua. Non so perché, ma ho come l'impressione che l'anno prossimo avrò un pilota in più da tenere d'occhio. Non per i rally, sicuramente. Forse da tenere d'occhio per il rischio di far danni. Su questo ti potrei dar ragione. Ho un po' di abilità sul bagnato che ci sta, altrimenti poi in moto facciamo... gli scivoloni abnormi. Vediamo qualche... ecco. Valentino ha mandato a tutti l'invito per l'Endurance, una gara a squadre che si corre ogni anno in questo periodo. Siccome sei nuovo alla VR46 Riders Academy, non sei ancora tra i partecipanti, ma sappi, grazie, che dall'anno prossimo potrai correre anche tu. A proposito, se i tuoi risultati in campionato saranno abbastanza buoni, correrai in squadra con Valentino. Addirittura. Ciao ragazzi, spero siate tutti pronti per l'Endurance di domenica. Mi raccomando, arrivate carichi, perché quest'anno ci sarà da divertirsi. Sì, ma a me non mi avete mandato un invito, scusate. Ah no, però sì. Forse facciamo da spettatore, no, non è la più pallida idea, ma ha detto che non ci aveva... Vabbè, comunque ragazzi, allora a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Valentino Rossi The Game. Come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, se potete condividete anche questi video sui vostri social, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo al prossimo episodio, allora, all'Endurance. Dai, ci vediamo alla prossima con Pino. Saluto a tutti da Quel Taleale.